Buonasera, buonasera, buonasera amici di Calcissimo. 28 maggio 2003, la famigerata finale di Manchester. 28 maggio 2023, abbiamo sempre e ancora Juventus-Milan. Questa volta all'Allianz Stadium, che tra l'altro nel 2003 manco esisteva. Ma ormai tutti questi sono discorsi che interessano fino a un certo punto. Quello che interessa è che di fatto c'è ancora una lotta Champions aperta, perché al Milan basterebbe un punto, sì, per ottenere la matematica qualificazione alla prossima Champions League, ma la Juve, al netto delle sentenze che potrebbero arrivare, UEFA, stipendi, eccetera, 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 dovesse vincere, si riporterebbe a 2 punti soltanto dai rossoneri e quindi all'ultima giornata potrebbe, in ogni caso, al netto del meno 10, provare ancora a centrare uno dei primi 4 posti in questa Serie A 2022-2023. Per farlo Allegri dovrebbe provare addirittura il 3-4-3. Si dice tridente con Di Maria, ultima partita per lui qui allo Stadium, sappiamo non sarà rinnovato, così come Rabiot e Paredes. Chiesa sull'altro esterno e Kean davanti, perché Vlahovic non è stato neanche convocato. Tutto conformato invece nel Milan, il solito 4-2-3-1, dovrebbe esserci Messias esterno destro, poi ovviamente Diaz centrale, Leao alle spalle di Olivier Giroud. Come detto, quindi, come al solito, sapete, quando ci sono io di me, cielo non promette niente di buono, manco a fine maggio riusciamo ad avere un po' di sole qui a Torino, ma per il resto e per molto altro, ore 20:45, Juventus Milan. Buon divertimento.